C'è una generazione di personaggi famosi in giro per il mondo, coetanei fra loro, anche se diversissimi quanto al resto, protagonisti a vario titolo della nostra epoca, che l'esperienza di questo secolo, l'avventura di questo secolo, con i suoi formidabili progressi, ma anche con i suoi rovesci, l'hanno vissuta fino in fondo e si presentano all'appuntamento col 2000 forti di una consapevolezza, di aver ereditato da chi li ha preceduti qualcosa di grande, di aver svolto la loro opera. E di aver fatto qualcosa di ancora più grande, non basta. Accanto a questa consapevolezza c'è anche, come dire, un'esperienza che li accomuna. Hanno esercitato la responsabilità di dover prendere decisioni in vari momenti, a vario titolo, nella loro vita, che riguardavano il futuro, l'interesse di numerose altre persone. Poi, quanto agli ambiti, agli interessi, alla formazione, alla cultura, alle stesse credenze personali e gli itinerari, quelli sono diversissimi, ma quell'affinità, secondo me, li rende capaci di parlare con acutezza e profondità e cognizione di causa l'uno dell'altro. Ecco perché ci troviamo qui a Corso Marconi, nella mitica sede della Fiat, a chiedere all'avvocato Agnelli, al quale io esordisco rivolgendo un grazie, un cordiale ringraziamento per questa intervista, a chiedergli di parlarci del Papa. Buonasera, avvocato. Grazie. Allora, lei l'ha conosciuto già prima che diventasse Papa e lei conosce bene l'Est. Diciamo questo, i rapporti della Fiat con la Polonia sono molto intensi e molto intimi e datano, diciamo, fra le due guerre, agli anni 30, quando mio padre fondò la Polski Fiat. La Fiat in Polonia gioca un ruolo quasi o forse maggiore di quello che gioca oggi in Italia, nella storia della motorizzazione polacca e nell'attuale presenza come produttori in Pensavo che mi Polonia. dicesse un ruolo come quello che gioca la Chiesa in Polonia. Di conseguenza, mi capitò di rientrare da Varsavia lo stesso giorno in cui il cardinale Wyszyński e il cardinale Wojtyła venivano a Roma per il conclave, da cui poi uscì Papa il cardinale Wojtyła. Devo dire che il cardinale Wyszyński allora in Polonia era più di un Papa. Il ruolo che aveva avuto nel periodo di resistenza al comunismo, all'occupazione comunista, al prevaricare dei comunisti in Polonia era stato fondamentale, era l'unico polo di opposizione con uno standing enorme. Poi ho avuto modo di conoscere Sua Santità in varie occasioni. Ho avuto modo di conoscerlo a Torino, in alcune visite a fabbriche, a Torino in una visita che fece a Lingotto, quando c'era un'esposizione di pittura russa pre-rivoluzione, diciamo dal 90, dall'895 al 920 circa, di cubisti russi. L'ho visto qualche volta in Vaticano, perché quando rientravo dalla Polonia facevo presente di essere rientrato e che se lo interessava sentire qualche cosa ero disponibile per riferire. Qualche volta mi ha fatto chiamare, gli ho detto come stavano alcune cose, fabbriche, operai, stato d'animo del paese. E l'ho notato nei due periodi, diciamo, di questi ultimi 15 anni di sua, se si può chiamare responsabilità, la sua missione, gli atteggiamenti nel periodo di Jaruzelski e gli atteggiamenti nel periodo di Wałęsa come capo del paese. E devo dire che nel periodo difficile, nel periodo di forte opposizione a Jaruzelski, nei giudizi che mi diede di lui, anche successivi, sono sempre stati dei giudizi di quello che era stato un forte avversario, ma di quello che lui considerava un patriota, che aveva fatto il massimo possibile nell'interesse del paese in quelle particolari circostanze. Per quanto riguarda i rapporti con Wałęsa, era un rapporto di affettuosa protezione. E ricordo che nel primo periodo in cui prendeva la responsabilità mi disse: sta imparando, come si dice di una persona che si copre, si protegge e si ama molto. A proposito di est europeo, ecco, al di là di certa enfasi, di certe generalizzazioni, lei quale ritiene sia stato il ruolo del Papa polacco nei processi storici che hanno portato alla caduta del comunismo? Beh, credo, guardi, no, non c'è nessunissimo dubbio che quello che è successo in Polonia è stato accelerato dall'azione di un Papa polacco a Roma, del peso di un Papa polacco nel suo paese. Ha accelerato quello che è successo in Polonia, quello che è successo in Polonia ha messo in effetto quello che si chiama l'effetto domino, l'effetto domino che si è mosso poi sull'Unione Sovietica, sulla Germania dell'Est e sull'Est tutto praticamente. Non c'è nessunissimo dubbio che
che questa, diciamo, era qualcosa che storicamente sarebbe avvenuto, ma sarebbe avvenuto probabilmente più tardi, in un modo anche un pochettino meno rapido. L'essere avvenuto in un modo così veloce ci ha trovati tutti forse un po' impreparati, ha trovato l'Occidente impreparato ad aiutare, a suggerire quelle formule di ricostruirsi, a poter dare l'appoggio che avrebbe potuto, e probabilmente ha trovato anche la Chiesa impreparata. Quindi è uno sforzo che stiamo facendo insieme. Sa che il Papa negli ultimi anni sempre più frequentemente scrive di economia nelle sue encicliche, su tutte la Centesimus Annus, e rende omaggio all'economia d'impresa, di mercato, come fucina di valori morali, lo spirito di collaborazione, il senso di responsabilità. Anzi, vede nell'impresa una sorta di comunità al servizio di tutta la società. Ecco, questa visione morale dell'impresa, direi quasi spirituale, trova riscontro nella vita dell'azienda? Mi pare che il centesimo anno sia di 2 anni fa, no? Circa. Sì, diciamo, il senso del 91. Del Rerum Novarum. Adesso non l'ho presente, però ricordo che nel centesimo anno c'era una condanna di quella che era l'economia centralizzata di Stato e di interferenza pubblica. C'era un'enorme fiducia verso l'imprenditore, il ruolo dell'imprenditore, la leadership dell'imprenditore, la costituzione di comunità intorno a quella che era l'impresa, e mi pare anche una certa esaltazione del ruolo di chi fa lavorare eleva anche moralmente la gente che lavora in una comunità. E quando uno compie un'attività in una comunità, la compie anche nell'interesse di collettività maggiori. Mi pare che questo fosse un po' il significato. Poi, naturalmente, c'era la fiducia all'economia di mercato, c'erano delle critiche, mi pare, all'economia di mercato. Soprattutto mi pare che usa una volta il termine spietatezza, non mi ricordo se era riguardo all'economia di mercato, ma mi pare di sì, dicendo che due sono gli elementi che lo devono moderare. Uno è il solidarismo cristiano e l'altra è la legislazione centrale. Mi pare che questo fosse più o meno, e questa rimane, mi pare, fondamentalmente la filosofia nei riguardi del lavoro, dell'impresa, del capitalismo. Il Papa esalta il ruolo dell'impresa e la figura centrale, creativa, dell'imprenditore. Al tempo stesso, addirittura censura l'invadenza dello Stato assistenziale, al tempo stesso però striglia il capitalismo e invoca l'intervento equilibratore dello Stato, dicendo che lasciato a se stesso questo sistema tende altrimenti a fare dell'uomo una sorta di ingranaggio anonimo in una macchina più grande di lui. Lei, da imprenditore il più grande che abbiamo nel nostro paese, e anche da capitalista, ecco, qual è il suo punto di vista riguardo a questa posizione del Papa? Il mio punto di vista è che le leggi del mercato sono quelle che sono, e il dovere di un imprenditore è di seguirle, perché se esce dai termini di competitività finisce per compromettere la gente che lavora con lui. Detto questo, ritengo che è dovere dello Stato regolamentare le condizioni di questo mercato, quindi uno deve obbedire le leggi del proprio paese e gli impegni del mercato, e non è facile. La questione sociale nata in fabbrica più di 100 anni fa, oggi si è trasferita in una dimensione planetaria, rapporto nord-sud, rapporto che il Papa definisce, aggettivo che lei poc'anzi citava, spietato nella Centesimus Annus. E lui invoca un cambiamento di abitudini di consumo, anche di modelli di produzione, di stili di vita ad Occidente. Il bello è che tutto questo, dice lui, va fatto non solo e non tanto per motivi di giustizia, ma per motivi di convenienza, perché favorirebbe una crescita ulteriore del reddito a livelli planetari. Ecco, è una pia aspirazione? È un'aspirazione un po' profetica, tra virgolette, quella del Papa? No, io credo che, insomma, è ovvio che su questi 5 miliardi di persone che vivono sul globo ci sono oggi delle disuguaglianze colossali, disuguaglianze evidentemente di condizioni di vita, disuguaglianze in condizioni di educazione, di formazione, disuguaglianze sulle possibilità che hanno alcune minoranze di aiutare il resto del mondo. Io credo che è automatico che avvenga un riequilibrio lento, progressivo, tra quelle che sono le grandi zone del mondo. Le zone forti dovranno dare, ma si troveranno a dover dare perché dovranno avere bisogno di dare, perché i mercati saranno in quelle che oggi sono le zone povere e deboli, ed anche perché col
transfer della tecnologia, la tecnologia arriverà rapidissimamente in questi paesi che potranno competere molto presto con quelle che sono le zone forti. Credo che questo è ineluttabile. Quanto tempo ci metta, in che modo possa essere stimolato, quanto si possa fare è difficile dire. Ma una delle grosse esperienze oggi che abbiamo è come ci condurremo noi con questi paesi dell'est dell'Europa che hanno bisogno dei nostri aiuti. Io finisco ricordando un articolo che mi ha colpito, uscito qualche giorno fa su un grande quotidiano, dove un cronista che segue abitualmente il Papa resta ammirato della capacità che Giovanni Paolo II ha per ricaricarsi nei momenti di maggiore stress, di estraniarsi dal mondo in 2 o 3 minuti di preghiera, quasi sprofondando in sé in una sorta di trance. Poi riparte come se la giornata ricominciasse da capo, come per adesso gli può bastare un'immagine sacra, un tabernacolo. Posso chiedere, mutatis mutandis, da laico, se nella vita di un grande manager, con un po' di invadenza nella sua privacy, dell'economia altrettanto stressato, che fa una vita stressante, esiste in qualche modo un'analoga camera di compensazione o di valvola di sicurezza? Temo di no, e anche se non è una parola da usare in questa sede, credo che lo invidio molto. Io la ringrazio, avevo cominciato invocando e parlando di una affinità, non soltanto di età, ma di un'affinità tra lei e il Papa, e finisco vedendo che c'è qualcosa di più, una simpatia nel senso greco del termine, cioè un'affinità profonda. Oggi i moderni la chiamano feeling. La ringrazio, avvocato. A lei, a lei.